Ciao a tutti ragazzi e bentornatissimi in un nuovo fantastico video della Vanilli Dard Core. Di bella faccia, come state? Spero tutto benissimo. Avete già lasciato un mi piace? Vi siete già iscritti? Se non vi siete iscritti, vi ricordo che appena arriviamo a 1 milione di iscritti, ragazzi, quell'ampolla là, sì, proprio quell'ampolla là, si riempirà e succederà una cosa incredibile. Non vi posso dire nulla, non vi posso assolutamente dire nulla. Allora, che cosa facciamo oggi? Beh, innanzitutto voglio costruire una cosa incredibile, perché come avrete letto dal titolo voglio fare una bellissima porta. È una porta che in pratica si apre, salve, oggi sono pazzo, è una porta che si apre tramite la nostra retina degli occhi. In pratica io, se guardo qui, lo scanner riconosce il mio occhio e in pratica la porta si apre. È una cosa incredibile. Come potete vedere, ho modificato tutto quel passaggio. Ciao cagnolino, come stai? Ho modificato tutto il passaggio. Qua c'è la super porta, qua c'è il super ponte. Mamma mia, ho sempre una paura incredibile a camminare qua, Che cavolaccio. E la costruiremo proprio qui, ragazzi. Quindi prepariamoci, perché sarà una cosa incredibile. Come sempre voi, oh porca miseria, come sempre voi scrivete un sacco di commentini che mi aiutano sempre veramente tanto e fanno crescere la vanilla, mi raccomando. Allora, le cose che ci serviranno sono proprio qua, le ho messe tutte qua. Innanzitutto ci serviranno i pistoni, le torce, i blocchi di redstone, gli osservatori, la redstone e la cordicella. E dei funghi lume per fare luce, ma sì, fungo lume, ci piace così. Allora, devo già scegliere dove fare la porta. Io mettiamo conto che la porta la voglio qua, perché purtroppo il meccanismo è dispari. E io mi sono accorto adesso che la mia entrata è pari. Ma perché Minecraft non puoi mai coincidere? Non puoi mai essere o pari o dispari, devi sempre essere o troppo dispari o troppo pari. Vabbè, lasciamo perdere. Mettiamo, facciamo finta che dai, la porta io la voglio fare qua. Facciamo il nostro meccanismo qua. Allora, scaviamo un altro po', perché ci servirà un bel po' di spazio, ragazzi. Ok, innanzitutto, allora, te, fungo, qui non ci stai, perché devo piazzare le cose. Allora, innanzitutto mettiamo un pistone appiccicoso qua, vediamo, lo mettiamo, dove lo mettiamo? Allora, innanzitutto mettiamo un pistone appiccicoso qua, ok? Ne mettiamo un altro qui, con la redstone, poi qua sopra mettiamo... E allora ci mettiamo un blocco qua e qua. Poi qua ci mettiamo della redstone. La mettiamo qua e qua. E qua sopra ci mettiamo la polvere di redstone. Pam pam. Ok, perfetto. Per ora molto semplice, giusto? Ok, adesso qui andremo a mettere una polvere di redstone, un blocco, una torcia, un altro blocco, perché qui, proprio qua sopra, andremo a mettere la nostra porta. Mettiamo un altro blocco qui, un altro blocco qua, ok? Sì, devo dire che potevo spostare tutto, perché non è che sia proprio il massimo dopo da vedere. Mi ero dimenticato che ci vuole anche una porta in ferro. Ci vuole anche la nostra porta in ferro. Non sono convinto della posizione, perché porca miseria, non poteva essere pari? Se io dico non poteva essere pari... Oh, calma Minecraft, non mi fare cascare nella lava, che dopo la vanilla, bye bye, Non poteva essere pari? Cioè, quel cavolo di meccanismo è dispari. Però il mio corridoio è pari. Allora, mi serve una bella porta in metallo, che non abbiamo, incredibile. Porta in metallo. Ti vergogni? Sei timida? Ok, perfetto, torniamo giù. Ma se io cammino qua? Ok, trolliamo tutto il passaggio. Ok, perfetto. Adesso dobbiamo mettere la porta proprio qua. Vi faccio vedere, la mettiamo proprio... Oh, la mettiamo proprio qua. No, di qua devi stare, porta. Così, ok, perfetto. Adesso qua ci facciamo, ci mettiamo... Oh, ma riesco a saltare oggi? Ci mettiamo dei blocchi... Così, la chiudiamo qua. La chiudiamo anche di qua, ok? Abbiamo chiuso la nostra porticina bella, eh? Adesso qua ci facciamo tutto il pavimento. Perfetto, chiudiamo tutto. Chiudiamo tutto anche di qua. Così, ok? Fatemi vedere come sta venendo. Ok, vediamo. Allora, io mi arrabbio. Rifaccio tutto il meccanismo, perché devo spostarlo da un blocco, perché io odio vedere le cose dispari così. Cioè, così è troppo logico. Cioè, io voglio che tutto questo, la porta, sia qui. Così almeno coincide con quel lato.
Spostiamo tutto, bella faccia. No, non ti preoccupare, stai tranquillo. È tutto ok, è tutto ok. Ragazzi, vi giuro, fare questo meccanismo è difficilissimo. Ho provato a farlo in un mondo single player, ma ci ho messo veramente un'eternità. Allora, rifacciamo tutto. Blocco, blocco. Torcia, torcia. Redstone, redstone. Redstone di qua. Super veloce, sono super veloce. Sono super veloce. Guardate quanto sono super veloce. Eh? Chi è più veloce di me? Sono il bella faccia più veloce. No, ecco, ho sbagliato a mettere la porta. Allora, la porta deve stare proprio... No, dall'altra parte. Non mi far arrabbiare. Lì. No. Dall'altra parte. Sì, con la spada la rompo. Qua. No. Qua. Oh, mamma mia, porta. Ok, quindi adesso l'alziamo. La chiudiamo. Sento anche un delfino. Ui, ui. Ciao, delfino. Ti voglio bene anch'io. La chiudiamo così. Ok, qua rifacciamo tutto come prima, il pavimento, dai che questa volta ce la facciamo forse, chiudiamo, chiudiamo, ok, qua direi che possiamo far coincidere tutto, questi li caviamo che tanto non ci serviranno, ok, perfetto, adesso qua facciamo tutto un muro così, lasciando solo libero, allora fatemi prendere due misure, allora qua possiamo chiudere tutto, ci spostiamo di qua. Faccio un posticino qua per costruire. Posso costruire qui? Penso proprio di sì, eh. Ok, mettiamo un blocco qua. Poi ne mettiamo altri tutto qua. Altri tutto qua, cosa che ho detto? Altri tutto qua. Perché qui dobbiamo fare un altro meccanismo, che è il meccanismo più bello del mondo. Cioè io appena ho capito, ho saputo che si poteva fare questa cosa, ragazzi, ho detto no, la devo fare assolutamente. Ok, quindi qua chiudiamo così e lasciamo un buco qua. Oh! Scusa, torcia, perché qua dopo andiamo a metterci una cosa molto divertente. Qua dobbiamo scavare un altro pochettino, perché ovviamente qua ci sarà la stanza da raggiungere. Noi invertiamo la rotta, prima era tutto dritto, poi dobbiamo entrare qua. Però questa porta ovviamente sarà chiusa e ci sarà questo meccanismo di riconoscimento facciale. Cioè, il riconoscimento facciale, ragazzi, ma avete un'idea di quello che è? Cioè, veramente. Ok, allora, a parte le cavolate, bella faccia, adesso dobbiamo chiudere. Quindi qua chiudiamo come abbiamo fatto di là. Chiudi. Qua lasciamo questo spazietto. Quindi torcia, mi dispiace. Facciamo così, perfetto. Qua ci dobbiamo andare a mettere i nostri amici osservatori. Però dobbiamo andare a metterli di qua. Ok, quindi... Così, ok, con questo pispolo rivolto di qua. Mi fai passare, Minecraft, grazie mille, ti voglio bene anch'io, tutti questi muri. E ne mettiamo un altro qua, perfettissimo. Io qua devo scavare un altro po' perché non ci sto. Mi credete se avevo già registrato questo episodio ma ho dovuto rifarlo perché non mi veniva la porta? Sì, l'avevo già registrato. Purtroppo non mi veniva la porta. Ok, fatto ciò, mettiamo un blocco qua, qua. Qua, qua, lasciando questo libero. Qua ci mettiamo un pistone appiccicoso con un blocco di redstone proprio qua. Perfettissimo. È tutto perfetto, ragazzi. Infine, 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 ultima cosa. Non ci posso credere che ce l'ho fatta. Aspetta, aspetta, prima di parlare, bella faccia, prima di cantare vittoria, devi aspettare. Qua ci mettiamo redstone, redstone. Ok. E qua sopra, fammi risalire, grazie mille. Redstone e redstone. Ok, adesso dobbiamo metterci i nostri fili, le nostre cordicelle, ne mettiamo una qua, una qui. Ok, ha funzionato. Ok, ok, adesso andiamo ovviamente a chiudere tutto e la porta è completata, ragazzi. Vedete, questa porta è chiusa, non si può entrare. E che cosa deve fare bella faccia per entrare? Salve scanner, riconoscimento facciale? Ho detto riconoscimento, ok, entrata. E per chiudere, di nuovo la faccia di bella faccia. Chiusa. Non ci posso credere, è fantastico. Ok, ovviamente, ovviamente. Anche se vado così, si apre. Perché c'è la cordicella. Però mi piace pensare che sia veramente un riconoscimento facciale, sia la mia faccia. Quindi abbiamo creato un'entrata segreta, una porta blindata che si apre solo con la nostra faccia. Ok, aperta. E per chiudere un'altra volta deve scansionare la mia faccia. È super protetta. Chiunque voglia entrare di qua deve per forza fare questa cosa. È incredibile. Io spero che la porta vi sia piaciuta. Adesso ovviamente devo un pochettino migliorarla, perché così è un pochettino brutta da vedere.
ovviamente ci voglio fare anche un'altra stanza di qua, oppure possiamo fare anche solamente questa. Non lo so, fatemelo sapere voi. Adesso la modifico un altro po'. Da me è tutto, ragazzi. Ci vediamo dopo con un nuovo fantastico video. E mi raccomando, scrivete sempre che cosa fare in un nuovo video. Da Bella Faccia è tutto. Ciao.